Diamo inizio alla cerimonia con l'alza bandiera. Ed ora il primo cittadino deporrà una corona dinanzi al monumento ai caduti. Onore ai caduti!
Buongiorno a tutti. Prima di cedere la parola al primo cittadino Adamo Coppola per i saluti istituzionali, vorrei introdurvi la data del 2 giugno. Il 2 giugno si celebra la 73esima festa della Repubblica Italiana e viene celebrata perché proprio tra il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista conclusa durante la Seconda Guerra Mondiale, scelsero di far diventare l'Italia una repubblica costituzionale, abolendo la monarchia. Per la prima volta, insieme ai cittadini maschi, andarono alle urne anche le donne per decidere quale forma di governo dovesse avere il nostro paese. Le alternative erano due, monarchia o repubblica. Vinse quest'ultima, la repubblica. Prima della fondazione della Repubblica, la festa nazionale italiana era la prima domenica di giugno, anniversario della concessione dello Statuto Albertino. Nel giugno del 1948, per la prima volta, via dei Fori Imperiali a Roma, ospitava la parata militare in onore della Repubblica. A differenza del 25 aprile, festa della Liberazione, e 1 maggio, festa dei lavoratori, il 2 giugno celebra la nascita della nazione, in maniera simile al 14 luglio francese, anniversario della presa della Bastiglia, e al 4 luglio statunitense, giorno in cui, nel 1776, venne firmata la Dichiarazione d'Indipendenza. La festa della Repubblica è inoltre anche un'occasione di riflessione che vuole rimarcare l'importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell'unificazione nazionale che si è costruita la democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione. Ed ora cedo la parola al sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, per un saluto a tutti voi presenti. Buongiorno a tutti, buongiorno carissimi concittadini. Un saluto a tutti voi veramente caloroso in una giornata che dobbiamo sempre considerare speciale. Voglio cominciare con un ricordo, il cavalier Pietro Antelmi che da noi sempre non dimenticato. Comincio il saluto proprio ricordando lui, un pensiero a lui per quanto ha fatto anche per queste manifestazioni. Poi voglio proseguire salutando tutte le autorità civili e militari, voglio citarle, sono qui insieme a me il Presidente del Consiglio Massimo Laporta, l'Assessore alle politiche sociali Ivana D'Arienzo, in rappresentanza del Consiglio Comunale anche il Presidente della Commissione Cultura Franco Crispino e l'Assessore Roberto Motalipassi è in prefettura a rappresentare questo ente, perché il prefetto ha voluto ricordare anche egli, giustamente, mettere e raccogliere tutti i comuni della provincia di Salerno per ricordare questo giorno. Un caloroso saluto anche alle autorità militari che partecipano sempre con presenza costante ai nostri eventi, noi siamo felici di questo e non dimentichiamo mai il loro lavoro e l'impegno che mettono tutti i giorni nel garantire la serenità dell'agire quotidiano. Quindi il nostro capitano dei vigili Maurizio Cauceglia e le forze armate qui rappresentate dal comandante dei carabinieri Francesco Manna, dal capitano Ciro Sannino, dal comandante del porto Giulio Cimmino. A loro veramente un grande doveroso saluto, sono uomini che però fanno del loro impegno quotidiano, oltre a una passione, un grande impegno, grande determinazione, uomini che si dedicano veramente con grande forza al loro dovere. Quindi mi pareva giusto citarli personalmente e ringraziarli. Estendo naturalmente il saluto a tutte le associazioni presenti, le associazioni che hanno rappresentato la storia dell'arma che oggi con orgoglio continuano a rappresentare anche se sono in congedo, quindi a loro veramente un caloroso saluto. Voglio citare naturalmente tutti gli altri, oggi voglio fare un saluto particolare anche alla nostra banda,
la banda della città di Agropoli. Avete visto il percorso, se ci avete seguito in questi anni, avete visto la nostra banda crescere nel tempo. Oggi hanno raggiunto un livello di esperienza importante, anche con la semplice divisa, dimostrano quanto piano piano un progetto che si fa con passione può diventare rilevante. Vi posso dire che anche a livello nazionale ormai siamo conosciuti per la banda Città di Agropoli, e quindi a loro voglio fare i complimenti. Detto questo, mi riallaccio al concetto, perché oggi siamo qui, il concetto di partenza, il concetto di base, perché? Certamente quella data, quella in cui si votò per decidere quale forma di governo, quale forma di Stato dovesse avere l'Italia, certo una data determinante, ma io penso che la cosa più importante che si deve ricordare in questo giorno è l'unione della nostra comunità intorno alla nostra bandiera. L'Italia è una grande famiglia e per quanto possa esserci in essa delle divisioni, modi diversi di vedere, però ci sono dei momenti come quello di oggi in cui tutti quanti insieme dobbiamo riunirci intorno al nostro tricolore. Il senso di una comunità che ha voglia di stare insieme e che insieme vuole percorrere la propria storia. E allora anche i nostri figli dobbiamo ricordare quanto è importante la nostra storia, perché d'altra parte se non ricordiamo ad essi, ricordiamo a noi stessi da cosa veniamo, come è nata la nostra Repubblica, come è nato il nostro vivere civile, da dove veniamo, dal sacrificio di tante persone. Noi deponiamo ogni volta con grande deferenza questa corona ai nostri caduti, gente che ha dato la vita per consentirci oggi di stare qui. Allora anche i nostri figli che sono continuamente legati ai loro telefonini o a Fortnite, questo gioco che ormai va per la maggiore, io non so come devo fare a strappare mio figlio dal televisore. Ieri sera proprio gli dicevo la festa di oggi e cercavo di spiegargli, di raccontargli quanto è importante la festa di oggi. Tutti noi dobbiamo cercare di fare uno sforzo di ricordare questi valori e di cercare di trasferirli ai nostri figli, perché queste manifestazioni, anche se qualcuno pensa piano piano ci dimenticheremo, non le faremo più. Io invece penso che queste manifestazioni vanno proseguite e vanno continuate. E voglio fare eco anche alle parole del Presidente della Repubblica, che nel discorso quando ha di questi giorni ha detto delle parole che ora vi leggo. Va ricordato che in ogni ambito libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni disseminate fra le identità, con chi fomenta scontri con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo. Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse della comunità internazionale. Il Presidente ci ricorda, come dicevo io prima, che noi siamo alla fine una grande famiglia, che dobbiamo stringerci intorno al nostro tricolore. Anche qui, nel nostro ambito, dobbiamo sorvegliare che questi valori siano assolutamente salvaguardati. Anche qui, purtroppo, stiamo vivendo un periodo difficile in cui si alimenta, sì, si alimentano i conflitti, si alimentano le differenze, si alimenta un clima di contrasto, io direi addirittura di odio. Alcune parole, alcuni modi di comportarsi vanno limitati, non è così che si progrede. Anche nella nostra comunità abbiamo questa difficoltà. Mi riferisco a tutti gli ambiti, anche quello del privato cittadino, che se decide di litigare con il vicino lo fa. Cominciamo a chiamare gli avvocati, cominciamo a discutere, e qui comincia un contenzioso, comincia una rabbia, ecco, se noi cercassimo di fare un passo indietro rispetto a questa rabbia che tutti i giorni viene fomentata, cerchiamo di fare un passo indietro, la causa migliore è quella che non si fa. E ancora, quando noi gridiamo, ognuno di noi ha l'ordine, ha la sicurezza, vogliamo che le forze dell'ordine siano dure anche nelle pressioni di alcuni atti che vengono svolti, eppure quando poi il verbale viene preso dalla persona che parla ci si lamenta. Ma noi non dobbiamo cercare la giustizia e la serietà per altri,
non dobbiamo richiedere solo per altri che venga fatta la multa e il verbale, la dobbiamo chiedere per tutti, e noi prima noi stessi che parliamo dobbiamo essere ligi al dovere. Questi concetti devono in qualche modo fare in modo che ci si calmi tra di noi, che si crei una nuova pace sociale, perché altrimenti rischiamo veramente di perdere quel senso di unione e di comunità che secondo me è fondamentale per tutti noi, perché ci possa dare una prospettiva di crescita ancora, di speranza. E sì, perché cari amici, alla fine se ci sono difficoltà, e ce ne sono nella nostra comunità, nella nostra provincia, nella nostra regione, nella nostra grande nazione, possiamo veramente risolvere litigando tra di noi? Secondo me solo con stando insieme, recuperando un percorso di collaborazione, le difficoltà possono essere affrontate. Ancora una volta vi ringrazio. Oggi il sole è stato clemente, si pensava che piovesse, invece il Signore ha voluto darci questa splendida domenica, e auguro a tutti voi veramente che sia una splendida domenica nelle vostre famiglie e con i vostri cari. Grazie a voi e buona festa della Repubblica. Prima di concludere la mattinata vorrei invitare qui accanto a me Luca Rado, che è il figlio di Aldo Rado, luogotenente dell'esercito militare che purtroppo un anno fa, insomma, è volato in cielo. E Luca oggi vuole rendere omaggio al suo papà, un uomo con forti valori di attaccamento alla patria, al dovere, attraverso una preghiera, la preghiera della patria. Quindi ascoltiamo tutti Luca. Preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, di cui danno in gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Oggi, giurando la fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore al servizio della patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace, in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono. Donaci la pace, la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra e per il bene dell'Italia. Grazie a Luca, e vorrei riformulare i ringraziamenti anche a tutti voi presenti, ma in particolar modo al sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, tutta l'amministrazione comunale, i consiglieri, gli assessori, ma anche ai carabinieri, ai finanzieri, alla capitaneria di porto, alle guardie forestali, ai vigili urbani, alla Croce Rossa e alla Croce Rossa Militare, all'Associazione Nazionale Carabinieri in Pensione e all'Associazione Finanzieri d'Italia, ai combattenti e reduci, al gruppo comunale di protezione civile della città di Agropoli, alla banda della città di Agropoli, ai componenti del centro polivalente Cavalier Pietro Antelmo per la loro costante presenza a queste manifestazioni, al dirigente scolastico che è qui con noi oggi dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo, Bruno Bonfrisco, e non da ultimo a Ottavio Moretto, che nonostante sia in pensione continua a prendersi cura di queste importanti manifestazioni istituzionali della città di Agropoli. Quindi farei un caloroso applauso anche ad Ottavio Moretto. Ovviamente un grazie va anche a tutte le associazioni presenti e anche a tutti voi che avete preso parte a questa manifestazione. Ci rivediamo il 4 novembre, sempre più numerosi e con tanti bambini, speriamo, così ecco, che loro possano venire a conoscenza di queste importanti manifestazioni, quindi della nostra storia. Grazie, la manifestazione continuerà con i brani suonati dalla banda Città di Agropoli in Piazza Vittorio Veneto. Grazie e buona festa della Repubblica a tutti.